Buongiorno, buonasera, seconda, ragazzi, nuova video recensione Spinnaker. Oramai l'azienda la conoscete molto bene, questa volta è una cosa un po' diversa, è una recensione barra contest, ma lo andiamo a vedere tra poco. Prima, come sempre, ragazzi, se vi piace il canale, se vi piacciono i contenuti, iscrivetevi, mi raccomando, e cliccate sulla campanella in modo tale che non vi perdiate eventuali altri contenuti che io posto oramai in maniera molto molto frequente. Spinnaker, ragazzi, oramai la conoscete, ho recensito già diversi loro prodotti, un'azienda che nasce più di 10 anni fa, intorno a metà degli anni 2000, ha fatto il passaggio micro brand, medio brand, e oggi sta gestendo in modo sapiente, a mio parere, il passaggio verso big brand. Produce tanti orologi, le linee sono diversificate, soprattutto orologi da immersione e soprattutto orologi automatici di quarzi, ne ha veramente pochi in listino. Per quanto riguarda, poi ogni mese, quasi ogni mese, viene fuori un nuovo modello. In questo caso, ed è l'orologio che andiamo a recensire, si chiama Breitner, in realtà è la riedizione di un modello già andato in sold out, quindi in realtà era l'SP 5057, se non sbaglio era la referenza, era piaciuto molto, è andato in sold out, però ha avuto qualche critica su, diciamo, per quanto riguarda delle potenziali migliorie che si volevano su questo orologio. Bene, stiamo riproponendo, Spinnaker sta riproponendo l'SP 5062, che non è né altro che il 50-57, però con quelle migliorie che il pubblico ha richiesto, quindi gli utenti del 50-57 hanno richiesto sul Breitner. Io ne ho due, vedete che bello avere due orologi praticamente uguali al polso, bisognerebbe fare il gioco, anzi tra poco lo andremo a fare, il gioco delle differenze, ma che appunto andiamo a vedere quando andiamo a fare la recensione, che sarà un po' più particolare dell'orologio. Il prezzo, ragazzi, sarà in commercio a $285, quindi meno di 250 euro. Dal 23 di aprile sarà in prevendita sul sito, chiaramente io metto tutti i link in description, ragazzi, sul loro sito avrete, comprandolo appunto in prevendita, vi verrà inviato anche un secondo cinturino in gomma, un Tropic del valore indicato di $50. Poi dal 6 di maggio invece si potrà acquistare normalmente, chiaramente poi inizieranno le spedizioni. Parliamo invece di scatola, beh, sempre la solita, quindi controscatola bianca, carta rigida, Spinnaker stampato in nero sulla scatola bianca, la si apre, confezione cubica su due pezzi, blu, in un angolo il logo di Spinnaker, quindi la vela, si apre e dentro troviamo, oltre all'orologio, il cuscinetto, troviamo un qualche cosa che mi piace ribadire e ripetere sempre, ovvero per legge andrebbe indicata questa cosa, ovvero la presenza di un bel pannetto per pulire l'orologio. Ragazzi, la confezione, come detto, è sempre la medesima. Ragazzi, eccoli i fratellini, o meglio dire forse i gemellini. Bisogna fare, come detto, un po' il gioco delle differenze, lo andremo a fare durante la recensione. A destra abbiamo il 5062, quindi quello nuovo, quello che sta uscendo in questi giorni. A sinistra invece la versione vecchia, il 5057, che per ora mettiamo da parte. Parliamo invece appunto del nuovo 5062, parliamo delle dimensioni. Le dimensioni sono 42 mm di diametro fuori corone, abbiamo 50 mm lug to lug, quindi massima dimensione della cassa, 20 mm per quanto riguarda la distanza fra lanzette, quindi per regolarvi col cinturino, 15 mm di spessore nella sua massima dimensione. Qua abbiamo una prima differenza con il 50-57, e invece fa misurare un qualche cosa in meno, in realtà è un qualche cosa in più di 14 mm. Il peso passa dai 91 del 50-57 ai 99 di questo, quindi leggermente più pesante, detto che è difficile, prendendolo in mano, sentirne, capirne la differenza a livello di peso. Bene, la qualità dell'orologio, della cassa, delle rifiniture è come sempre, come ci ha abituato Spinnaker, molto alta, non abbiamo transizioni lucido satinate, è tutto tendenzialmente sul ruvido, tra virgolette, sul satinato. Io penso che vi sia oramai un certo livello per quanto riguarda Spinnaker, per quanto riguarda le sue casse, io davvero le trovo davvero ben fatte. L'effetto satinato si ripete anche nella parte dietro, nel fondello, che vedete,
come anche questo da tradizione Spinnaker, è mostrare quello che è il movimento che, di cui andiamo a parlare tra poco. All Stainless Steel, Water Resistant 180 metri, Zafir, perché è un vetro zaffiro con trattamento antirifresso, ma andiamo a vederlo dopo. La referenza Automatic Movement. Se prendo il 50-57, qua troviamo alcune differenze, spero che si riesca a vedere e che la telecamera metta a fuoco. A sinistra trovate innanzitutto Water Resistant 150 metri, perché quello vecchio va a, in profondità a 15 atmosfere, quello nuovo a 18, quindi guadagna 3 atmosfere. E poi la particolarità, vedete che la scelta di come è stato inserito le scritture, diciamo così, le scritte nella corona è particolare. A destra, come in tutti, si va sempre in un senso, no? Quindi bisogna girare l'orologio per leggerlo. Invece quello a sinistra, da una parte fino a un certo punto si legge in un certo modo, poi bisogna riprendere da qua. Io non so se mi sono spiegato, ma è particolare, molto molto particolare. Se si gira l'orologio al contrario, come sto facendo, queste non si leggono. Quindi è stato, non so se era un errore o una scelta ben precisa, sicuramente hanno migliorato con il nuovo modello. Ci tenevo a farvi vedere questa differenza. Proseguiamo con la recensione, se riusciamo a mettere a fuoco. Ok, ci siamo. Davanti, beh, io trovo che sia un bellissimo orologio, belle le linee, mi piace tantissimo questo vetro, come detto, un vetro bombato, una bella bombatura, la vedete? Magari vi metto anche una macro, un fondello, scusate, un quadrante di un colore blu eccezionale, un blu profondissimo, piuttosto ricco, se vedete, di materiale luminescente, che peraltro è un super luminova, quindi Svizzera, e anche le lancette sono piuttosto cicciute. Io devo dire che l'effetto è piuttosto buono, l'effetto luminescenza, rispetto all'altro, quindi a quello vecchio, il 50-57, qualche differenza io l'ho notata. Provo a mettervi una foto, vediamo se si vede, se si percepisce dal video la differenza. Comunque posso dirvi che c'è stata una miglioria. Ecco, una delle componenti particolari di questo orologio, l'avete intuito, è la ghiera interna, che è quindi un compressor, gira in questo modo qua. Allora, praticamente, se io provo a farvi una la differenza rispetto a quello vecchio, probabilmente si sono lamentati alcuni utenti del fatto che l'angolo quando si utilizza la ghiera, l'angolo sulla circonferenza era troppo piccolo. Cerco di spiegare, faccio lo stesso movimento, lo faccio prima con questo che è il vecchio modello e arrivo, vedete voi a che punto, faccio lo stesso movimento con il nuovo e faccio il doppio, praticamente il raggio doppio. È stata una scelta ben precisa di migliorarlo in questo senso da parte di Spinnaker, me lo hanno comunicato. Devo dire che in un altro aspetto per quanto riguarda la ghiera c'è una maggiore leggerezza, molto più leggera questa rispetto all'altra, e devo dire che vi è anche una presa migliore. Non è percepibile a livello video, ma posso assicurarvi che ci sarà circa mezzo millimetro o un millimetro addirittura in più per quanto riguarda lo spessore della corona, e questo rende più semplice la presa della stessa. È stato fatto un bel salto in avanti. Non ho parlato ancora del movimento, ve lo dico subito, è un Seiko NH35, ragazzi, ne ho recensiti a 10, oramai lo conoscete penso benissimo anche voi, 21.600 le oscillazioni, 42 le ore di riserva di ricarica, chiaramente è un movimento di casa Seiko, prodotto da SEE, che è un'azienda di Seiko, ed è né altro che il 4R35. In questo caso vedete la lunetta personalizzata Spinnaker, la massa oscillante che serve per la ricarica automatica. Chiaramente questo NH35 ha, come tutti gli NH35, anche la ricarica manuale e il fermo macchina. Bello il cinturino, il classico, quasi tutti i cinturini, diciamo così, di Spinnaker vengono, scusate, i cinturini, gli orologi di Spinnaker vengono proposti con un cinturino in pelle che è piuttosto stock, che è questo. Vi voglio a questo punto far vedere altri cinturini che mi sono stati inviati che non sono del tutto stock.
Partiamo da questo Mesh, ragazzi, io l'avevo recensito, ve l'avevo fatto vedere insieme al Duma, infatti era perfetto per il Duma, mi era stato inviato insieme al Duma, devo dire molto importante, molto pesante, davvero davvero ben ben fatto. E questo è sicuramente un cinturino, un mesh molto interessante. Vi faccio vedere adesso un altro cinturino che io ho trovato molto molto interessante, perché particolare, lo vedete di qua, sembra un cinturino in pelle, si gira ed è un cinturino in plastica, infatti è pelle plastica, sicuramente indicato per l'estate, per mantenere comunque e evitare che si rovini il cinturino in pelle col sudore, però avere l'eleganza del cinturino in pelle. Questa è una bella pensata, un ottimo cinturino. Un altro bel cinturino, davvero bello, questo invece è un cinturino in pelle, sicuramente migliorativo rispetto a quelli che di solito vengono messi in stock sui loro orologi, lo vedete tra l'altro, handmade in Italy, vuol dire fatto a mano in Italia, e quindi questa cosa mi piace ancora di più, davvero alta la qualità di questo cinturino. Vi faccio ancora vedere due mesh, il primo tradizionale tra virgolette, seppur ben fatto, ragazzi, guardate già solo la fibbia ad ardiglione quanto è bella, bello anche il suo colore, questo nero, forse è più giusto definirlo un grigio scurissimo ed arancione, un bel nato, sicuramente un nato estivo. E parlando ancora di nato, questa volta una chicca particolarissima, un nato però in silicone. Ed è una chicca perché unisce la particolarità dei cinturini in nato alla comodità del cinturino in silicone. E io devo dire che questo l'ho usato un paio di volte e l'ho trovato davvero pazzesco, bellissimo, una soluzione molto molto interessante. Ora ragazzi però direi di andare a provare il Brandner. Eccolo ragazzi, l'effetto polso sul mio 18,5/19 è importante, lo vedete, lo spessore di questo orologio è importante, quindi è abbastanza voluminoso, ma riesce comunque a rimanere di una buona buon livello di comodità. Ho sicuramente provato orologi più comodi, ma comunque se la cava. Il feel con il cinturino in pelle direi che è assolutamente sopra la sufficienza, bellissima come vedete la tonalità di blu di questo orologio. Concludo dicendo, di Spinnaker io ne ho recensiti molti, potete andarle a vedere sul mio canale, che peraltro spero vi iscriviate. Devo dire che questa volta davvero, sin da subito, l'orologio mi ha dato una bellissima impressione. In altri casi ci ho messo un attimo a capire l'orologio. Devo dire che invece in questo ho trovato da subito un touch and feel eccezionale, ha la giusta pesantezza, la giusta importanza, è un orologio che ha delle belle linee, un bellissimo vetro, particolare la scelta della ghiera del bezel interno bidirezionale, migliorato peraltro, e sicuramente il prezzo non è eccessivo, soprattutto anche in rapporto un pochino al calibro che si trova dentro, che è un Seiko NH35. Direi che l'orologio c'è, Spinnaker come sempre c'è. Ragazzi, io vi saluto, spero vi sia piaciuta la recensione, alla prossima, ciao!